a tutti! Allora, so che siamo solo a novembre, ma è già arrivato il momento di iniziare a pensare al Natale e per questo ho comprato il calendario dell'avvento di Revolution in tutto il suo splendore e ho deciso di fare una tipologia di video che ho visto da Stephanie Toms, che è una youtuber inglese che seguo moltissimo, ovvero di truccarmi con il calendario dell'avvento. All'interno non ci sono proprio tutte le cose per creare un full face, ma utilizzerò la maggior parte delle cose che ci sono dentro e quello che non c'è lo sostituisco con prodotti sempre Revolution, così non mi sembra troppo di trassare. Io direi di partire subito a spacchettarlo perché è una roba un po' lunga e così almeno iniziamo subito con il trucco. Come al solito io l'ho acquistato su revolutionbeauty.com, l'ho pagato sui 35 euro e è arrivato in una settimana più o meno. Partiamo dal numero 1. Allora, il primo è uno degli Amazing Lipstick e questo è Swish, che è un nude marroncino. Il 2 è un pennello da fondotinta barra correttore da viaggio. E io non amo profondamente questi pennellini, però li utilizzo moltissimo per applicare le maschere in faccia, così non devo usare le mani, quindi lo userò per quello probabilmente. Ok, il 3 è qua in fondo ed è un cerchio. Mi sono spezzata un'unghia. Fantastico. Allora, questo che carino. Questo è un Baked Highlighter Golden Lights. Ma che bello questo. Quindi è un illuminante cotto. Wow, sembra molto bello. Leggermente dorato, molto molto carino. Il 4 è un altro cerchio. Ok, praticamente è un balsamo anti-lucidità, cioè serve a non lucidarsi, quindi tipo un primer opacizzante. Il 5 è un altro Amazing Lipstick, questo in una tonalità molto più Barbie, si chiama Affection. Il 6 è un pennellino da cipria, da polvere, insomma, da viaggio, quindi una size da viaggio, veramente molto piccolino, però è così cute. Ok, il 7 è un altro illuminante Golden Opportunity, però è veramente troppo scuro per me, sicuramente molto molto scuro. L'8 è un Lip Gloss Clarity, che è quindi un gloss completamente trasparente. Il 9 è un Amazing Lipstick Powerful, quindi un rosso aranciato, molto molto aranciato. Il 10 è un bronzer, Baked Bronzer, quindi un bronzer cotto anche questo, quindi leggermente illuminante, è molto molto chiaro, vedremo se su di me si vede. Finora erano tutti da questa parte, adesso finalmente l'11 dovrebbe essere sì di qua. Ed è un altro rossetto, Crush, sempre degli Amazing Lipstick, ed è un Malva. Ah ok, abbiamo un primer occhi. Il 13 è una palettina microscopica di colori tutti matte e di queste tonalità molto semplici, molto color terra, graziosa anche questa. Comunque ragazzi, questo calendario mi sta piacendo perché è veramente completo, cioè alla fine io ho pagato scontato 35 euro ma c'è un botto di roba. Tirare fuori le cose da questo calendario è un inferno, mi sto staccando tutte le unghie. Allora, questo è uno strobe balm, quindi un balsamo, una strobing cream, quindi si può usare magari come un illuminante praticamente, dovrebbe essere, sì. Sì, non si vede granché, comunque sì, è leggermente un po' oleoso, quindi non so. Ok, uno specchiettino marcato Revolution, che fa sempre comodo per andare in giro. Un altro Baked Highlighter Bronze Lights, che è un po' più sul rosatino come illuminante, è molto grazioso anche questo. Nel 17 un gloss che si chiama Soul, che è un gloss rosa. Ok, il 18 è un pennellino di questi qua piatti, che insomma vanno bene un po' per tutto, anche per mettere, magari per fare le cat crease eccetera eccetera. Ok, qua abbiamo un pressed highlighter nella tonalità Bloom, che invece è un rosa vero e proprio che potrei usare come blush direi oggi. Nel 20 un pennellino angolato per sopracciglia e eyeliner. Il 21 è un altro strobe balm twist. Ok, il 22 è un gloss, no, è un liquid highlighter, ok, Unicorn Elixir, quindi un illuminante liquido unicornoso, sì, è di quelli lì che hanno questo riflesso bluette, che lì neanche prende tanto bene. Il 23 è un altro Amazing Lipstick Embrace, che è un rosa abbastanza classico. Vai raga, siamo al 24, che è un altro rossetto, questo è Simmer, ed è un rosso più ciliegia. E infine c'è il pezzo forte del 25, che cerco di farvi vedere mentre lo apro, ma vi giuro che raga è impossibile. E sì, li sto prendendo con questo pennello perché ho paura di rovinarmi le unghie, che già me le sto rovinando. E
Voilà, una palette. Cioè, raga, questo sì che è un calendario dell'avvento. Allora, questa è la Reloaded Palette Authority. Toni un po' freddi, ma molto molto carini. Mi piace moltissimo. Quindi direi di partire subito con il trucco. Ok, allora, ovviamente dovrò utilizzare anche altre cose, perché non posso fare un full face neanche con i pennelli che ci sono. Quindi, però, oggi parto dal fondotinta, il Conceal and Define e anche i correttori Conceal and Define. Fondotinta è una tonalità F6 che mischierò a uno un po' più scuro perché è un po' chiaro, e i correttori C7 e C2. Oddio, mi dimentico ogni volta che questo coso sa di tipo di torta di limone, una roba del genere. Ok, allora ho messo giusto il fondotinta e il correttore cipria, e la cipria ho usato la Ghost Finish, Bacon Finish, questa qua. E adesso sono pronta per utilizzare questi prodotti, che sono delle mini size, quindi insomma vedremo. Parto dal bronzer, che è questo qua, e provo a metterlo con questo pennellino qua, che mi sembra un po' di fare i trucchi delle bambole, però se ci può stare. Beh sì, oddio, fa un po' il contouring un po' definito, però no. Allora, la polvere mi piace molto, il pennello insomma non è proprio quello che utilizzerei nella vita, però per fare il naso forse va già bene. Ok, questo come bronzer comunque su di me, come vedete, già si vede abbastanza, quindi ci sta. Comunque passo anche un pennello un po' più grande, perché sennò viene troppo definito. Quindi sicuramente per pelli chiare, molto molto chiare, pelli chiare, va stra bene, veramente molto molto bello. È un soft contour, un po' un soft bronzing. Secondo me ci sta. Sì, il pennellino, ecco, non è che proprio me lo consigli nella vita. Niente, questo bronzer mi piace un sacco per l'inverno, lo vedo proprio come un bronzer perfetto per me. Questo è super approvato. Come blush appunto vado a mettere quello che in realtà è un illuminante, però è molto rosa, quindi secondo me ci sta bene. Ed è il Pressed Highlighter nella tonalità Bloom, che vado a mettere sempre con questo pennello qua. Sì, come vedete, allora illumina, quindi non bisogna esagerare come blush, ma a me piacciono i blush un po' illuminanti. Però rilascio anche un po' di colore rosa, quindi sempre su pelli molto chiare ci sta. Su pelli medie o scure, questo qua secondo me come illuminante è veramente molto carino. Allora, come illuminante, se volete, posso provare a usare uno degli strobe balm e poi al di sopra metterci proprio solo l'illuminante. E io direi che vado a mettere questo qua, il flip, quello che vi ho swatchato prima, che è leggermente rosato. Lo vado a mettere con il dito solo proprio nei punti più alti dello zigomo. Questi secondo me sono molto belli in realtà d'estate, quando per esempio non mi trucco tanto, soprattutto non faccio la base. Questi da mettere come illuminanti sono spettacolari secondo me. Direi che l'illuminante più bello è questo qua, che è il Golden Lights, perché gli altri sono troppo scuri per me, invece questo è perfetto. E lo vado a mettere, ma dai, usiamo questo pennello qua come pennello da illuminante, secondo me può andare bene. Vediamo. Wow, sì sì. Addirittura pure questo un pelino scuro, perché come vedete è molto molto giallo. Però no dai, ci può ancora stare. Non devo esagerare, perché appunto sennò fa un po' la macchia. Ma però lo vado a sistemare un po' con la spugnetta, che dia un effetto meno polveroso. Un pochino lo dà. Ok, è un po' estremo, ecco. Però è estremo che mi può ancora piacere, quindi ci sta. Allora, per le sopracciglia non ho niente, ma vado a usare la palette con questo pennellino e provo a farle così. Utilizzo questo marrone qui, in cui ci ho messo l'unghia dentro, proprio quello. Proviamo a vedere se riesco. Allora, io non è che ami tanto fare le sopracciglia con le polveri, perché secondo me vengono molto molto imprecise, però proviamoci lo stesso, dai. Comunque colorare colora. Ok, non sono le sopracciglia migliori che abbia mai fatto, però insomma, comunque vengono. Ci può stare, ok. Ora adesso voglio intanto swatchare qualche colore di sta palette e vedere un po' come swatcha, anche se in realtà sapete che swatchare in realtà i colori di ombretti non è che abbia tanto senso, perché tanto poi li mettete sull'occhio, quindi insomma. Allora, non sono proprio più pigmentati dell'universo, ma vediamo come performano sull'occhio. Se trovo dei pennelli puliti, devo lavarli. Penso che partirò proprio da un marroncino chiaro, questo. Tra l'altro sono dei marroncini non solo neutri, ma anche un po' freddi, cioè non so, tendenti un po' al verde forse. Allora, questo nella fattispecie non scrive quasi niente, quindi cambio marroncino e vado a mettere uno un pelino più scuro, quello che ho utilizzato per le sopracciglia, e vediamo se va meglio.
Forse provo a cambiare pennello allora. Perché mi fa strano, perché io di solito queste palette le adoro. Allora, sì, sti marroni sono proprio poco pigmentati. Allora, gli opachi no, solo che non ce ne sono tanti altri, quindi vabbè, utilizzerò uno shimmer e pace, che in realtà non penso, cioè è solo un po' satinato, questo qua è un verdone. Vediamo un po' se è un po' meglio, perché sono proprio... Ok, già questo è un pochino meglio, giusto perché volevo scurire proprio l'angolo esterno e questo è già meglio. Dunque, cioè, il colore più scuro è il nero, però è tipo glitterato e quindi non lo so se usare questo per scurire l'angolo esterno. Però c'è solo questo, quindi boh, proviamo. Ok, però questo è pigmentatissimo. Wow, non me l'aspettavo, pensavo fosse molto molto meno pigmentato vedendo gli altri. Invece, wow, non me l'aspettavo così tanto, oddio. Ah. Non lo so, sto avendo un po' di difficoltà con questa palettina, che di solito io con Revolution mi trovo da Dio, e invece sto facendo veramente molta molta fatica, perché i marroni sono poco pigmentati e invece il nero è pigmentatissimo ma si sfuma veramente male. Cioè, sto provando a usare tutti i pennelli che ho, non lo so proprio, non mi fa impazzire questo nero. È proprio macchioline, cioè continuo a sfumarlo ma rimane così. Questo mi lascia un po' perplessa. Direi di proseguire con un colore chiaro per salvare un po' la situa e metto questo qua, che è un rosino molto chiaro, e shimmer lo metto da qua, che sembra, in realtà sembra bianco, eh. Penso che al centro metterò un po' del rosso, questo qua, per andare a smorzare un po' il nero. Anzi, mischio tutti e due i rossi e al centro li sfumo, così magari eliminiamo un po' di nero. Non lo so, questa palettina mi ha un po' deluso. È strano, perché comunque io da Revolution, cioè mi aspetto, cioè nel senso, mi sono sempre trovata strabene, quindi non è, secondo me non è a livello delle altre Reloaded palette che vi ho anche fatto vedere più volte sul canale. Comunque vado a mettere il mascara che non c'era e quindi ne metterò un altro e poi passiamo alle labbra. Nel complesso non mi dispiace come look, però appunto ho faticato parecchio per gli ombretti, quindi boh, non ho usato questa palettina, però insomma non è che potessi salvare granché la situazione. Comunque, passando alle labbra, direi che fra tutti metterò uno di questi rossetti, mi convincono di più questi, forse questo qua è un pelo chiaro, quindi no, tra questi due forse questo, Crush, ed è un Amazing Lipstick, vediamo se è così amazing come dicono. Io non li ho mai provati questi rossetti, quindi non lo so. Ok, è un rossetto cremoso, un po' Barbie questo colore, però ci sta. Nel complesso comunque sono abbastanza sicura che questo calendario sia uno dei migliori in commercio, perché comunque ci sono veramente tanti prodotti, sono delle mini size per la maggior parte, però comunque sono molto molto belli e per la maggior parte mi piacciono. Appunto, secondo me questa palettina non è il meglio che Revolution abbia da offrire, però considerate che state acquistando tanti prodotti insieme per 35 euro, quindi va benissimo ugualmente. Appunto, sì, l'unica cosa che proprio boccerei è la palette, però per il resto è tutto molto carino, ci sono anche dei pennellini, cioè comunque è una roba molto carina e un po' variegata, che appunto non sono sempre le solite cose. Io spero che questo video vi sia stato utile per capire anche voi se lo volete, se non lo volete, se l'avete acquistato, insomma, cosa aspettarvi. Quindi, se siete arrivati a questo punto del video, commentate con la vostra emoji natalizia preferita e sappiate che nel mese di dicembre sto preparando una roba veramente, veramente molto, molto carina che vi svelerò prossimamente. Però vediamo se qualcuno di voi indovina. Riguarda sempre i calendari dell'avvento, però vediamo se qualcuno indovina. E niente, quindi ci vediamo nel prossimo video. Peace out! Nelle puntate precedenti di Basic Gaia. Così non mi sembra troppo di... come si dice? Tradire, no, non tradire, di trassare. Trassare? Questo stava già cadendo, perfetto. Bronzer, c'è un moscerino.